Bene, bene, noi vogliamo veramente creare da subito questo clima di famiglia, di chiesa in cammino insieme e speriamo veramente di creare tutte le condizioni possibili. In questo momento, ancora per creare queste condizioni, noi vi proponiamo di fare un dialogo di coppia, perché per aiutare altri sposi a mettersi in preghiera, a dialogare, a mettersi in ascolto di Dio, dobbiamo prima di tutto fare un lavoro su noi stessi, aiutarci come coniugi a metterci insieme in ascolto di Dio e a fare discernimento su quello che Dio ci chiede. E però sappiamo bene che come sposi abbiamo sempre poco tempo per fermarci, poter dialogare, poterci interrogare, poter chiedere a Dio cosa vuoi da noi. Allora, questo è uno spazio dato alla coppia. Potete rimanere qui in sala, alcuni possono uscire fuori, ma restando in un clima ancora di ascolto. Vi verranno consegnate adesso delle domande, delle piste che vogliono soltanto aiutarvi nel vostro discernimento, nel vostro colloquio, nel vostro colloquio di coppia. Per poi rivederci qui in sala alle 18 per la seconda catechesi. Quindi avete insomma penso una mezz'oretta piena per poter fare questo momento. Ecco perché vi chiediamo di non disperdervi troppo. Quindi iniziamo adesso con il canto che potrà sicuramente aiutarci ancora a riscaldare il cuore e poi dopo ciascuna coppia troverà il suo spazio dove potersi fermare. Pausa, prima della pausa poi facciamo un altro canto. Ne approfitto per darvi delle indicazioni proprio per i laboratori, che questa volta saranno divisi per diocesi. Quindi abbiamo la diocesi di Matera, penso che rimane in questa sala, quindi all'inizio ci fermiamo un po' più avanti come diocesi di Matera. Poi ci sono altre tre diocesi qui, due nei salottini. Abbiate pazienza, copritevi un attimino, abbiate pazienza un po' delle temperature. Quindi una diocesi, non ricordo quale, sta in un salotto qui. L'altra è in un Una nel salotto. salotto e l'altra nella stanza di Sono fronte. due nei salotti. No, abbiamo recuperato pure questo salotto perché ci serviva una stanza per i bambini. Quindi abbiamo due diocesi qui nei salotti di fronte, un'altra diocesi nella stanza qui sempre, in questo atrio qui. Poi ci sono due diocesi dall'altro lato, quindi bisogna attraversare tutto il corridoio e troverete il nome della diocesi sulla stanza, all'ingresso della stanza. Quindi ci dividiamo in questo modo e poi chiaramente ci rivediamo qui alle 20. Cerchiamo di poi vivere questo confronto in assemblea in modo puntuale. Iniziamo per le 20, quindi terminate qualche minuto prima. I gruppi saranno coordinati semplicemente, quindi coordinati dai responsabili diocesani. Quindi ogni diocesi farà riferimento alla coppia responsabile. E vivrete insieme questo bel momento. Cioè, i responsabili diocesani che vi aiuteranno nei diversi gruppi già conoscono. Questo è il momento in cui vogliamo far emergere le domande essenziali, non tanto quella di una condivisione insomma, dettagliata, questo lo abbiamo già detto anche ai responsabili diocesani, questo lo si può fare poi in un secondo momento nelle proprie diocesi. È il momento in cui mettere a fuoco alcune domande essenziali da poi riportare in assemblea e porre a Don Silvio in modo tale che poi concretamente lui possa aiutarci a dare delle risposte molto concrete anche per la nostra, per il nostro cammino. Vabbè, va bene questo, poi i facilitatori nei gruppi sapranno poi come aiutarvi. Intanto quindi chiedo ai responsabili diocesani di venire qui e prendere i questionari che darete con i singoli gruppi, mentre gli altri possono già muoversi nelle diverse sale. Tutti voi un messaggio giuntomi dall'Arcivescovo di Acerenza, Monsignor Francesco Sirufo, che è il delegato, ecco, di tutte le diocesi per la pastorale familiare. Lui, come anche gli altri, è impegnato per altri motivi pastorali. Domani questo
questa sera e domani e non è potuto essere presente. E allora ha mandato un messaggio e adesso ecco, lo leggo a tutti voi. Carissime famiglie, come vescovo delegato della CEB, la Conferenza Episcopale di Basilicata, porgo il mio più fervido saluto a nome mio e degli eccellentissimi vescovi di Basilicata. Saluto Monsignor Vincenzo Rofino, vescovo locale della cara diocesi di Tursi Lagonegro, che ospita in Policoro, presso i padri discepoli del centro Don Minozzi, il ritiro delle famiglie stabilito nel nostro programma 2022-2023. Ringrazio la Commissione regionale e i responsabili diocesani della pastorale familiare, con i rispettivi assistenti sacerdoti, tra tutti Don Alessandro. Ringrazio i relatori e organizzatori, fra tutti ovviamente Terenzio e Angela. In questa domenica ascoltiamo il Signore Gesù. Ci annuncia che gli umili, i miti, i misericordiosi, i puri, i sofferenti per la violenza, gli operatori di pace, i perseguitati per il suo nome sono beati, si rallegrino ed esultino perché grande è la loro ricompensa, cioè Cristo stesso. Vivete sempre di più le beatitudini evangeliche nelle famiglie, nella comunione ecclesiale. La mia benedizione ecco, a tutti voi. Grazie, Francesco Sirufo, arcivescovo. Rapido giro di presentazione, di nomi, visto che siamo la stessa diocesi, però magari non ci conosciamo, neanche ci siamo incontrati tutti quanti magari la prima volta, ma molto sinteticamente, senza almeno chi siamo, dove veniamo, che vogliamo fare. Magari sì. Difficoltà rimetta alla preghiera coniugale, se le difficoltà magari sono comuni ci possiamo concentrare magari solo su una domanda, però facciamo attenzione a non fare solo non facciamo una condivisione dicendo sai noi, perché come diceva la signora Lina, insomma magari diciamo il vescovo terra pastorale familiare, ma io ho fatto la lezione introduttiva di tutta la lezione inaugurale, e ho dato le dispense, diciamo così, in due forme, una quella completa di una Terenzio, e dobbiamo in qualche modo raccogliere un po' le nostre idee, le nostre riflessioni, anche le nostre criticità, almeno noi ne abbiamo trovate un bel po', sul ragionando e in qualche modo riflettendo sulla preghiera coniugale, perché ormai si è capito, no, che l'argomento di questo incontro, di questo stare insieme è proprio la preghiera coniugale. La cosa che mi ha fatto molto riflettere che è ben altra cosa della preghiera familiare, no? Spesso della preghiera domestica, ma non accennano quasi mai a quella coniugale. È opportuno mantenere una chiara distinzione tra la dimensione coniugale e quella coniugale. La prima, cioè quella coniugale, precede, accompagna e plasma la seconda. Viviamo dei tempi di preghiera insieme come coppia, oltre alla celebrazione eucaristica, si intende? Quali? Secondo voi, quali sono le condizioni interiori ed esteriori per vivere la preghiera coniugale? Allora, chi vuole? In base a quello che abbiamo risposto, la comunità comunque resta.
Comunque, perché noi abbiamo iniziato quando sentiamo queste cose ci fa già felice, siamo in una situazione diciamo particolare, perché il percorso che faccio io, il percorso che, nel quale in genere la moglie è la parte ostile, no? Che tu vai dai preti. No, perché comunque. Lavori che abbiamo fatto in gruppo. Sì. Facciamo dopo. Quindi adesso sei già, chi diamo voce ai referenti diocesani, avete fatto voi sintesi, quindi adesso iniziamo, facciamo proprio sintesi, iniziamo dalla diocesi di Melfi, che sono gli ultimi arrivati, perché hanno approfondito ancora di più, anche 5 minuti in più degli altri. Noi faremo proprio sintesi. Allora, prima di tutto... abbiamo capito che siamo tutti allo stesso livello e questo ci ha rincuorato relativamente alla preghiera coniugale. Molto spesso non c'è perché si ha vergogna, nonostante nella coppia si condivide tutto, però alla fine pregare insieme c'è una forma di una sorta di vergogna. Molto spesso si prega per chiedere qualcosa, ma il buon proposito è quello di chiedere molto spesso dove abbiamo sbagliato. E però comune a tutti è la richiesta di aiuto ad essere indirizzati nell'interpretazione delle pagine che si leggono, proprio come abbiamo avuto la gioia oggi pomeriggio, cioè il fatto di leggere una pagina però poi non ci dice nulla e quindi la richiesta di aiuto ad essere indirizzati nell'interpretazione. E qualcuno si è chiesto alla fine e anche all'inizio, ma cos'è la preghiera coniugale? Perché per alcuni è anche, siamo noi preghiera, il nostro atteggiamento, il nostro comportamento, il nostro modo di fare diventa preghiera per gli altri e quindi cioè il nostro discernimento familiare, secondo qualcuno è preghiera anche quello, il prendere decisioni insieme nei confronti anche dei figli, di chi ci sta accanto, e secondo noi è queste decisioni prese secondo gli insegnamenti di Dio, per molti è preghiera anche quello. E, l'ho detto, noi siamo preghiera per gli altri. E, l'impegno, questo abbiamo, non so, dovete avere tutto. Se abbiamo fatto sintesi? Grazie. Allora, sì, anche per noi ci sono state, ecco, c'è stata la condivisione molto bella anche delle difficoltà, in maniera molto sincera, questo è stato molto bello. Difficoltà di trovare dei momenti di preghiera di coppia, però in queste difficoltà c'è stata anche l'espressione di un grande desiderio proprio di imparare per chi non ha questa familiarità. Diverse invece coppie hanno questa familiarità con la preghiera di coppia che hanno maturato nel tempo. E forse, ecco, per sintetizzare, una domanda che forse possiamo porre è venuta fuori quella di essere operatori ma nello stesso tempo vivere da discepoli, ecco, questo desiderio di vivere da discepoli e nello stesso tempo però non vivere appieno quello che può essere dei momenti di preghiera di coppia, perché spesso presi da tante tentazioni, da tanti impegni, ecco, che molti hanno chiamato tentazioni proprio nell'allontanarci. E ecco, la domanda può essere quella di come approcciarci e come avvicinarci ad altre coppie che hanno il desiderio appunto di vivere questa dimensione della preghiera coniugale, pur avendo noi stessi, ecco, una difficoltà a trovare questi momenti, e se questo invece possa essere un valore aggiunto, quindi un avvicinarsi a coppie che hanno la nostra stessa difficoltà. Grazie. Facciamo vedere tre, sono sei. Sì, sono sei. Tre. Allora, buonasera.
quello che è venuto fuori alla fine comunque è stato già detto dalle altre due diocesi. La preghiera personale abbiamo visto che è sempre presente all'interno delle nostre coppie, però pregare insieme risulta veramente difficile, sia per questioni di orari, di impegni lavorativi, diciamo che non si trova il tempo. Però è emerso che durante i momenti di difficoltà il tempo lo esce spontaneamente, perché ci siamo chiesti, soltanto nei momenti di difficoltà la coppia riesce a trovare il tempo per affidarsi a Dio e quindi fare questa richiesta di aiuto soltanto nel momento di difficoltà, anche se è emerso ugualmente che durante anche i momenti di gioia molte coppie ringraziano il Signore. La preghiera familiare diventa difficile quando i figli fanno più grandi. Abbiamo constatato che finché i bambini sono piccoli li riusciamo a coinvolgere, quindi avendo il nostro esempio riescono a partecipare a queste, a questi incontri col Signore, perché da grandi li perdiamo. E poi è venuto fuori che durante la pandemia questo tempo invece è stato condiviso in una maniera diversa, perché forse eravamo tutti costretti a stare a casa, quindi l'unione familiare ci ha aiutato a pregare insieme. Quello che poi è emerso è che effettivamente senza la preghiera non si può vivere e senza la preghiera la coppia si divide. Ogni coppia chiede appunto l'affidamento al Signore, quindi la preghiera viene vissuta appunto come un affidamento e soprattutto gli viene posta la domanda: cosa vuoi tu da me? E niente, la domanda che noi volevamo rivolgere è: come si prega in coppia? La preghiera, non essendo mai formale, può esprimersi con la testimonianza e con l'esempio, per esempio il rispetto tra i coniugi, per rendersi cura l'uno dell'altro e soprattutto il perdono. Grazie. Prendono. Se io evidentemente toccato il tema della preghiera è perché so per esperienza che questo è un capitolo che non viene sufficientemente proposto e di conseguenza non appartiene alla normale grammatica della coppia. E questo per me è un problema. È un problema perché qualcuno ha parlato di... ha usato il termine vergogna, io lo comprendo, però onestamente mi sembra un po' esagerato, perché la preghiera coniugale è fatta da marito e moglie, cioè non è la preghiera che dovete fare in pubblico, non dovete andare in piazza, per cui avete una certa ritrosia a presentarvi. Io parlo della preghiera coniugale, marito e moglie mi pare che hanno scelto di condividere tutto, mi pare che abbiano anche una certa intimità, suppongo che c'è. Quindi mi sembra strano che uno abbia un'intimità per cui è scoperto in tutto e per tutto agli occhi dell'altro e poi non riesce invece a stare insieme sotto il sguardo di Dio. Onestamente, insomma, mi permettete un poco di ironia su questo, capisco, però insomma, abbiate bontà. Se io avessi detto andate a pregare, andate a dire il rosario in piazza, in ginocchio davanti a tutti, uno avrebbe potuto dire sì, c'è un po' di vergogna, ma di trovarsi insieme, quando insieme avete, voi condividete tutto, allora lì non è una questione di vergogna, è una questione che non siamo stati educati. Però se continuiamo a perseverare in questo, noi non aiutiamo. Allora che cos'è la preghiera? Non confondete la preghiera con la testimonianza. La preghiera è la fonte della testimonianza. Essere, vivere fedelmente il matrimonio, dare buona testimonianza, tutto quello che voi dovete, ma questo è l'effetto, ma non bisogna confondere la testimonianza con la preghiera. La preghiera è lo stare dinanzi a Dio. Quando diamo testimonianza stiamo dinanzi agli uomini, che siano i figli, che siano i colleghi di lavoro, che siano gli altri buoni fratelli della comunità. Quello si chiama testimonianza, cioè io esprimo attraverso parole e gesti quello che è la mia fede. La preghiera è il momento in cui io sto davanti a Dio e mi lascio illuminare da Lui. Ho parlato genericamente della preghiera. La preghiera, naturalmente, come tutte le cose, è fatto di esperienze diverse. La preghiera è il silenzio con cui ci mettiamo davanti a Dio. Abbiamo il coraggio, abbiamo la capacità di fare silenzio, o riempiamo la vita di voci, di parole, di rumori, cioè
concretamente, se io non so stare più in silenzio, quando è che ascolto Dio? Quando? Uno può dire, noi prendiamo le decisioni in nome di Dio. Ho capito, ma questo suppone che tu sei stato in silenzio davanti a Dio. Suppone che uno abbia avuto tempi anche prolungati in cui si è messo con umiltà sotto lo sguardo di Dio, ha aperto la Bibbia, ha chiesto consiglio, ha letto e cercato di capire quella parola cosa aveva da dire, ha chiesto ai ministri di Dio, ad altre persone, come se uno fa tutto questo e poi arriva al discernimento e può dire che quel discernimento è il frutto maturo di un cammino orante che naturalmente suppone cose diverse. Se invece io faccio il discernimento semplicemente contando su quelle che sono le mie convinzioni di base, senza mai verificarle, senza mettermi davanti a Dio, e allora, insomma, mi sembra un po' strano che uno dia una sorta di autocertificazione. Cioè, io penso che noi, la preghiera è fatta di silenzio, di ascolto, di stare, per esempio, dinanzi al tabernacolo, si può stare da soli, si può andare insieme, si possono fare delle scelte, però qui c'è in gioco il primato di Dio, amici cari. Cioè, il primato di Dio significa che noi diamo tempo a Dio. Io mi chiedo, se la Chiesa non ci avesse dato come precetto la messa domenicale, quanti buoni cristiani, sentendosi buoni cristiani, a messa non ci andrebbero? E quanti buoni cristiani ritengono che non è necessario andare a messa domenica? Suppongo che voi invece lo riteniate necessario, ma tanti buoni cristiani non lo ritengono, eppure si ritengono buoni cristiani. E guai a dire che non sono buoni cristiani, cioè chi te lo dice? Allora, noi abbiamo bisogno di avere proprio, come la messa è il momento ecclesiale, è la preghiera ecclesiale, perché la messa è il momento in cui la comunità si ritrova, così c'è una comunità domestica, e questa comunità domestica è fatta di una coppia, che è una comunità anch'essa, e allora ogni ambito deve avere i suoi tempi di preghiera, quindi c'è il momento ecclesiale che vede adorato una comunità tutta intera, c'è il momento domestico, c'è il momento della coppia. Questa cosa qui, io dico che fa parte della grammatica, e se voi non imparate questo, agli altri continuerete a dire che tanto l'importante è essere bravi cristiani. Ma chi ci rende bravi cristiani? Noi stessi da soli, con le nostre forze? Allora non c'è bisogno di Dio, amici cari. Se noi da soli fossimo capaci, non c'è bisogno di Dio. Abbiamo bisogno invece di apprendere. Io non ho fatto qui una scuola della preghiera, non è questo il mio compito. Se uno vuole approfondire, allora c'è tempo di fare altri momenti, però che ci sia bisogno che una coppia si debba ritrovare sotto lo sguardo di Dio, nel chiuso della sua stanza o in ginocchio in una chiesa, questo per me è fondamentale. Quindi che un giorno marito e moglie dicono, senti, sai cosa c'è di nuovo? Oggi facciamo così, andiamoci insieme a confessare, dove insieme significa che andiamo insieme, però ovvio ognuno si confessa, però andiamoci insieme. Questa è la grammatica coniugale che intreccia la vita sacramentale orante con la vita di coppia. Se invece l'altro risponde, ognuno si confessa quando vuole, amici cari, non c'è né coppia, né non c'è una fede condivisa. Allora uno condivide il letto, condivide la mensa, ma non condivide la fede, e qualcosa non va. Cioè, uno dovrebbe dire che qualcosa non va. Io sono diretto, non perdo tempo, insomma. Cioè, dobbiamo renderci conto che c'è una distonia tra il vissuto personale e c'è qualcosa che non va, io lo dico così, con molta naturalezza, ma ognuno fa le sue scelte. Prego. Vi ringraziamo per l'intervento, per la catechesi che ci avete fatto, perché è stata ricca di spunti di riflessione. La prima domanda: qualche proposta pratica che favorisca la preghiera coniugale nelle nostre realtà parrocchiali? Poi, come cogliere il nesso fra la liturgia della messa e la liturgia della vita? E come portare la liturgia della vita nella liturgia eucaristica? Ci sono stili e modi di preghiera diversi. Come trovare un'intesa? Pregare mentre si è occupati a fare altro. Come trovare un momento comune? In che modo la coppia partecipa alla storia della salvezza? Grazie.
Allora, intanto anche noi la ringraziamo Don Silvio perché le sue parole ci hanno molto toccato, quindi le riflessioni sono state tante. E tutti abbiamo condiviso questa coscienza di aver maturato nel nostro cammino di coppia questo grandissimo valore della preghiera, cioè proprio come l'espressione più alta della vita coniugale, proprio perché è il momento in cui si riconosce proprio Dio in mezzo alla coppia. E proprio quindi il senso del sacramento, tanto che tralasciare questo lo abbiamo sperimentato come tralasciare la preghiera è direttamente proporzionale quasi a perdere un po' il valore, il senso proprio della nostra comunità. Però nello stesso tempo tutti quanti abbiamo condiviso questo, cioè la difficoltà di trovare proprio la sistematicità, ecco, di una preghiera di coppia proprio sistematica. E poi un'altra cosa molto bella che è emersa, il desiderio, cioè quanto ci ha aiutato anche l'esperienza di esserci ritrovati insieme, di aver condiviso insieme su questo, anche su questa dimensione. Quindi dicevamo quanto è importante anche questi cenacoli di famiglia, di coppia, che veramente aiutano. Allora, le domande emerse sono queste. A volte qualcuno di noi ha sperimentato come dire, la non sintonia, che a volte non c'è sintonia all'interno della coppia. Proprio nel desiderio della preghiera, per cui magari uno dei due può fare la proposta, preghiamo, e magari l'altro in quel momento non è pronto, e quindi come fare? Quindi qual è l'atteggiamento giusto? L'attesa, la pazienza, aspettare il tempo i tempi dell'altro? Quindi volevamo un chiarimento su questo, oppure è emerso anche questo, a volte anche nella preghiera si può capitare che uno può prevalere sull'altro, quindi educarsi anche all'ascolto di Dio, ma anche all'ascolto dell'altro, insomma non so se sono stata molto chiara in questo. E poi anche come possiamo aiutarci nel ritrovare anche una dimensione, una preghiera sistematica. Cioè è importante per esempio darsi un orario, darsi un tempo, ecco, che possa proprio aiutarci praticamente a che questo stile, questa santa abitudine, ecco, la preghiera possa essere un habitus che ci possa accompagnare. Vincenzo Caputo e Teresa Vinzuso, sono della diocesi di Tricarico. Noi con Silvio, all'interno ovviamente del nostro gruppo, ci sono emesse ovviamente una serie di riflessioni e considerazioni, quindi non le faremo domande su cosa dobbiamo fare, perché abbiamo da subito constatato che la scoperta di approfondire la preghiera coniugale, l'obiettivo della conoscere che cosa Dio vuole per noi. Quindi abbiamo aperto un confronto partendo dalle testimonianze di ogni coppia, perché la nostra è una realtà che si è ritrovata in questa circostanza, quindi i nuovi ambiti insomma, da quale trarre delle domande, da fare è servito soltanto per cercare di conoscerci, e sono emerse già da quelle, dall'esperienza ovviamente delle singole coppie, quelle che potrebbero essere delle risposte a delle esortazioni che sono venute dalla vostra catechesi, cioè conoscere una famiglia che ha messo da parte all'interno del rapporto familiare quella che poteva essere l'aspettativa di crescere da un punto professionale, perché la mamma ha preferito crescere i propri figli abbandonando il lavoro, quindi dedicandosi alla vita parrocchiale intesa ovviamente come animatrice,
e quindi dare un esempio alla collettività per quello che può essere all'interno ovviamente della famiglia una relazione, un esempio. Adesso no, perché so, è troppo lungo, però. Cioè, cerchiamo di, anche perché sì. non abbiamo proprio il tempo di... Ok, no, mi fermo essenzialmente qui, quindi alla consapevolezza di essere giunto, perché del resto poi sono state riflessioni che abbiamo già posto gli altri praticamente gruppo, cioè sapere di approfondire questo aspetto della preghiera familiare, insomma, anche come coniugale, come elemento di crescita e di confronto, anche per evitare poi crisi successive. Non ho il tempo di rispondere, ma riprenderemo domani. Soltanto al primo della seconda parte, adesso ricordi qual era, di quale diocesi, il primo del secondo, quale diocesi, Potenza, insomma, quelle domande me le date per iscritto, così io posso, domani le riprendo in qualche modo, perché richiedono un po' più di tempo, credo che troveremo un po' di tempo. La forma della preghiera, cominciamo col fatto che dipende da questa domanda, una coppia si chiede, Dio ha a che fare con la nostra vita, la nostra? A che fare? E qual è il tempo in cui noi vogliamo metterci insieme sotto lo sguardo di Dio? Io uso questa espressione perché questo avviene, la preghiera avviene, può avvenire in qualsiasi luogo. Quindi è la coppia che decide i tempi e decide anche le modalità. Ci sono tante forme ecclesiali, c'è la liturgia delle ore, c'è una semplice preghiera. Insomma, c'è il leggere insieme, il meditare insieme la parola della domenica o un'altra pagina biblica che è stata proposta in altri momenti. Le forme sono diverse. C'è la bella preghiera del rosario, le forme sono diverse. Ogni coppia, dico ogni coppia, perché poi all'interno della coppia ho detto che c'è una singolarità che può avere delle scelte. Perché, faccio un esempio, se nella coppia uno dei due dice che sente proprio l'intima necessità di andare a messa tutti i giorni e l'altro dice ma io non posso seguirti, ma questo va bene, uno sceglie, l'importante è che si sceglie insieme questa, anche se va uno solo la scelta è sempre comune, è fatta insieme, perché anche chi non va deve sapere che la moglie o il marito va sempre come coppia, non c'è il single, c'è la coppia, io vado sempre come coppia, deve sapere un marito e una moglie. Poi insieme si vedono quali sono i tempi e ognuno sceglie quali sono i tempi e semmai questi tempi e le forme possono nel tempo anche essere diventare più intense. Quando c'è questo stile, allora si va messi in modo diverso, si va come coppia, allora entra in gioco anche la riconciliazione sacramentale con l'esempio che ho fatto prima, cioè cerchiamo di camminare insieme dandoci la mano, non c'è sinodalità ecclesiale se non c'è neanche la sinodalità coniugale, cioè si dà per scontato che la coppia sta insieme, ma se insieme non si cammina, no, mettendoci davanti a Dio, non è sinodalità, perché la prima cosa è stare in ascolto di Dio, quindi capire come questo può esserci. Ora alla domanda, ma se uno se uno non è ancora pronto, guardate che normalmente uno prende, c'è un appuntamento, è un appuntamento con Dio che voi prendete come coppia, è un appuntamento, quindi vi date gli appuntamenti, ripeto, anche qui ognuno sceglie i suoi tempi, no? Però per esempio, salvo eccezioni, poter dire che al mattino abbiamo un momento insieme, fosse anche soltanto l'Ave Maria detta mano nella mano, guardate, non è questione di chissà che cosa uno deve fare, ma poi l'appetito viene mangiando, ma anche una piccola cosa, no? A me sembra proprio, è un modo per dire, è Dio che ci unisce, è Dio che ci fa stare insieme, noi gli rendiamo grazie di questo, quindi è proprio, questo proprio è il minimo sindacale che uno deve chiedere. Poi, se c'è questa consapevolezza di vivere sotto lo sguardo di Dio, le cose verranno automaticamente, anzi naturalmente, con quella naturalezza che è lo Spirito Santo che scrive in noi delle cose. Quindi adesso mi fermo qui perché diamo spazio alla preghiera che vogliamo dire degnamente. Prego. Allora, due indicazioni. Oh, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre e al Figlio,
all'alba dei tempi creasti la luce nuova, accogli il nostro canto mentre scende la sera. Inveglia sopra i tuoi figli, pellegrini del mondo, la morte non ci colga, prigionieri del mare. La tua luce risplenda nell'intimo dei cuori e sia pegno e primizia della gloria dei cieli. E la voce proclami, o Dio, quando mi disse andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme costruita come città salda e compatta, la salvano insieme le tribù del pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Il perdono, perciò avremo il
Alleluia. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la somiglianza con Dio, ma solo se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile a noi. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. L'immensa sua gloria supera i cieli. Lodate il nome del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La sorge del sole fino al tramonto. In alto, sulla montagna, Gesù parlava al suo popolo e i discepoli gli stavano attorno. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. In generazione la sua misericordia si sente su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni. Ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio Spirito Santo, come era nel principio.
alto sulla montagna, Gesù parlava al suo popolo e i discepoli gli stavano attorno. Il Cristo è la gioia di quanti sperano in Lui. Per godere di questo dono invochiamolo con fede. Guarda il tuo popolo che ascolta la nostra preghiera. Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime, donaci di celebrare sempre con gratitudine la meraviglia di tuo nome. Illumina e sostieni i missionari del Vangelo, e perché siano fedeli e coraggiosi ministri del tuo regno. Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti, perché promuovano i beni dei poveri e degli esercitati. Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione. Che ottengano il riconoscimento dei loro diritti. Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati credendo e sperando in te. Prendili partecipi della tua beatitudine insieme a Maria e a tutti i santi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Mentre trascorre la vita.